5. Adesso si non notai. Avrei bisogno ancora della sua collaborazione, perché lei è, diciamo, il primo interpellato, quindi diciamo che in questa sala io, ma anche tutto il pubblico, si fida di lei. Faremo adesso un esperimento con alcuni numeri. L'esperimento, a differenza di un gioco di prestigio, è una cosa che non ha la riuscita certa. L'esperimento è tale. Voglio fare alcune premesse. Qui, su questo, diciamo così, vassoio, ci sono dei foglietti. Sono 100 foglietti con tutti i numeri che vanno dall'1 al 100. Ora io potrei chiedere a lei di dirmi un numero. Liberamente, aspetti un attimo, da 1 a 100, però non vorrei che il pubblico pensasse che effettivamente io e lei magari ci siamo messi d'accordo prima, o che attraverso le mie parole io possa in qualche modo influenzare, chissà, la sua scelta. Quindi mi piacerebbe che lei venisse qua, tra pochi istanti, e prendesse liberamente 3 di questi foglietti, quelli che lei vuole. E poi però mi deve dire: se vuole che noi facciamo l'esperimento con il primo foglietto che lei prende, con il secondo e con il terzo, e questo me lo dice adesso. Con il terzo. Allora, venga, fate un bel applauso per il nostro Rino. Ben arrivato, bravissimo. Allora Rino, prenda, metta dentro la mano, a caso, liberamente, uno dei foglietti, il primo foglietto, signori. Questo assolutamente non è interessante, non ci interessa. Scelto? Ok? Lo prendiamo e lo apriamo. Signori, questo foglietto corrisponde al numero 27. Allora, il numero 27 non è un numero per noi interessante, perché lei ha detto che non avrebbe utilizzato il primo foglietto. Ne prenda un altro, che è il secondo. Fatto? Allora, caro signorino, ha scelto un altro foglietto, il foglietto porta il numero 55, ma anche questo non è un numero interessante, per cui non ci serve, evidentemente lo eliminiamo. Ne prendo ancora uno, tranquillo, è sicuro, non cambia. Lui sceglie di tenersi questo foglietto, l'ultimo. Io le do la possibilità, se vuole, anche di cambiarlo, cioè di prenderne ancora uno tra quelli che c'è lì, oppure tiene questo. È sicuro? Signori, credo che non ci sia stata scelta più tranquilla, siete d'accordo? Ho influenzato in qualche modo la scelta, caro Rino? Tutto a posto? Quindi lui sceglie il terzo foglietto, l'ultimo che ci rimane, d'accordo? Allora, questo foglietto io lo metto qui, in questa posizione. Vado a fare una cosa particolare. Scusi, Rino. Grazie, grazie mille. Okay. Un bel applauso per il nostro Rino. Ho scritto, signori, alcuni numeri, numeri casuali, un quadrato di 16 numeri differenti. Allora, adesso vi voglio portare l'attenzione su quello che può essere l'ordine del caos. Innanzitutto mi piacerebbe andare a verificare
Rino, qual è il numero che lei ha scelto? Quindi adesso per la prima volta io stacco il fogliettino e lo vado ad aprire qui davanti a voi. Il numero da lei scelto è 35. Questo è un numero particolare, io lo metto qua, in questa posizione, così almeno il pubblico ha, diciamo così, memoria del numero scelto. Adesso, come dicevo prima, a proposito dell'ordine del caos, vorrei portare la vostra attenzione su questo fattore curioso. Se voi fate la somma dei numeri che stanno negli angoli, 8, l'1, il 10, il 16, 8 e 1 fa 9, e 10, 19, e 16 dà esattamente 35, che è proprio il numero del nostro Rino, quindi questo lo mettiamo qua. Un'altra cosa, a proposito sempre dell'ordine, no? Vorrei portare la vostra attenzione, se noi facciamo la somma di questa riga, per esempio, no? Abbiamo che 8 più 11 fa 19, più 15, 8 più 11 fa 19, più 15 fa 34, più 1, 35. Non è male, eh? Allora possiamo fare anche la somma della seconda riga. 14 e 2, 16, e 7 fa 23, e 12, 35. Se facciamo la somma della terza riga, esattamente 3 e 17 fa 20, e 9, 29, e 6 fa 35. Ancora una volta, 19 più 16, signori, 35. Non è finita qua, perché se qualcuno avesse voglia anche di fare la somma delle diagonali, allora guardate che 8 e 2 fa 10 più 9 19 e 16 fa sempre 35. E invece da quest'altra parte, se 1 più 7 fa 8 più 17 25 e più 10 fa sempre 35. Ancora una volta il numero del nostro signor Rino. Ma guardate che a questo punto è chiaro, però se voi fate la somma di questi quattro numeri, 8 e 11 fa 19, più 2 fa 21 e 14 fa 35, 3 più 17 fa 20, più 5 fa 25, più 10 fa 35, ancora, scusate, questi quattro, 15 più 1 16, più 12 fa 28 e 7 35, 9 e 6 fa 15. E 4, 19 e 16, 35. Ma anche il quadrato centrale alla fine, 2, 7, 9, 9, 18, 17 fa 35. 35 è il numero magico! Bene, vi voglio dire che se domani mattina qualcuno andasse all'ufficio postale e spedisse un pacco di libri, quello tecnicamente si chiamerebbe piego postale, che è un significato diverso della parola piega per come siamo abituati a pensarla noi. Piegando ancora la banconota, vi ricordo che domani è sabato, quindi tante signore qua in sala, scusate, ma è venerdì, domani l'altro che è sabato, tante signore che sono qua in sala andranno dalla parrucchiera a fare una bella messa in piega. No, piegando ancora la banconota, ci sono un sacco di proverbi che ci ispirano, no? C'è quel proverbio che dice io mi piego ma non mi spezzo. Oppure c'è ancora quel proverbio che dice quando le cose prendono la giusta piega, eh? Quando le cose prendono la giusta piega, beh, è un po' per tutti, eh? Non solamente per i prestigiatori, quando le cose prendono una bella piega, beh, la vita di ognuno di noi può diventare davvero molto, molto, molto migliore. Oh. Eccola qui. Vai, così. Come va? Come ti chiami? Asia. Fate un bel applauso per la nostra Asia. Allora, tecnicamente questo, sai che cos'è? Una banconota di 10 euro. Noi questa banconota la teniamo di conto, è vero? Ce l'ha data
la signora Sandra, con molto, molto rispetto. Metti due dita così a pinza, io ti ci metto dentro, ecco, dovresti tenere la banconota così ben in alto, con il braccio in alto, più in vista possibile, in modo tale che lo possano vedere tutti quanti, d'accordo? Bella su, più su, punta di piedi, ferma, rimani così fino alla fine dello spettacolo. No, scherzo, dai, dai, stai tranquilla, mettila pure giù, in questa posizione. Anzi, facciamo una cosa. Diciamo lei un sacchettino che ci serve per tenere, come si dice, in posizione meglio la banconota, in questo modo, anzi la banconota della signora Sandra. Qui c'è anche una piccola pinza, sella così, così, ben in alto, che la vedono anche loro, su. Signora, lei effettivamente è l'unica che ha messo la mano, come si dice, in tasca, ma io avrò già capito che sono un mago corretto, e quindi voglio dare un bel premio. Lo vuole scegliere lei o faccio scegliere Asia? Lei? Allora, qui ci sono alcuni... Meno male che l'ha mandato nuovo, eh. Allora, qui ci sono alcuni premi. Asia, mi tocchi una di queste carte? Quale? Quale? Quella là? Allora, guarda, non faccio mosse particolari. Va bene per lei? Ok, la metto qui. In questa posizione. In modo tale che sia ben visibile. Oh, questi sono dei premi che, avendo scelto Asia, lei non vince. E intanto cominciamo da vedere, fa il passo verso la destra, cominciamo a vedere quali sono i premi che lei non vince. Per essere venuto qua, venuta qua al spettacolo di magia della parrocchia San Marziale, lei stasera non si porta a casa un bel TV al plasma. Le serviva? Dove lo metteva? Al bagno, penso, l'unica stanza che non ci abbiamo ormai da tutto. Andiamo avanti. Non vince un bel anello. Questo insomma. No, meno male, andiamo avanti. Non vince 500 euro. Beh, insomma, questo è a chi è che non sarebbero serviti. Andiamo avanti. Non vince un telefono cellulare. C'è la telefonina. Ce l'ha il telefono, sì. Andiamo avanti. Non vince. Metti qua il plasma. Allora, questi qua non li vince. Però non disperi. Perché evidentemente lei qualcosa vince. E quel qualcosa è qua. Qui. Caro pubblico, adesso io farò una proposta alla signora Sandra. Cioè, lei potrà scegliere se tenersi la sua banconota, di cui conosce taglio e valore, che c'è sempre la banconota dentro, lo senti? Sì? Oppure rischiare e decidere di portarsi a casa il premio che è là. Caro pubblico, adesso voi che cosa fareste se foste al posto della signora Sandra? Vi terreste la vostra banconota di cui conoscete taglio e valore, oppure rischiereste, andreste a prendere il premio grosso? Insomma, grosso, non si sa. Quello che è lì? Bravo, sì, certo, no, che però la manina ce l'ha messa in tasca, ah, ce l'ha messa una moneta. Allora, però signora, no, non si faccia influenzare, sarà lei, diciamo così, l'ultima scelta, quella che dovrà naturalmente decidere. Banconota, premio? Ok, quindi la sua scelta definitiva è? Sta seduto, quando vuole ce lo dice. Signori, ha scelto il premio, un bel applauso, grande coraggio! Vabbè, ma questa intanto la prendo io, così almeno un bel premio. Ah, anzi, rimani qua, così mi aiuti. Andiamo intanto a vedere che cosa la signora, Sono contento, Enrico.
ci fa un figurone anche lei, eh? Perché questa qua è la prima volta nel 2013 nei miei spettacoli che assegno questo premio. Guardi che lei con soli 10 euro si porta a casa una cosa bellissima. Signori, la signora Sandra, la prima che ha messo la mano in tasca con 10 euro vince stasera qui alla Parrocchia San Marziale un bellissimo limone! Un bel limone! Complimenti, è contenta? Oh, guardi che con un limone ci si possono fare un sacco di cose, eh? Sì, tipo? Brava, brava, limonata, Enrico mi aiuti. Poi? Ok. Ma chi te lo insegna queste cose? Una bella spremuta, una torta, sicuramente sarà. Si può mettere sulla carne, senta quante cose. Nel pesce, lei lo può tagliare a dadini. Vabbè, insomma, la signora non ci è rimasta tanto Ma bene, siamo perché scemi, dice. Moscello, Limoncello, lo sapevo che Enrico, Limoncello, tacche. Però lei dice come? È vero, siamo in un momento di crisi, però 10 euro un limone, un po' caro, eh. Ma io sono mago serio, l'ha detto lei, eh. Quindi io per 10 euro, guardi signora, le regalo addirittura un chilo di limoni, eh? Un bel applauso anche del pubblico, è contenta? Ma anzi, facciamo una cosa, ma gentilmente, mi fai una cortesia? Vai, metti dentro la mano e prendi il limone per me. Bravissimo. Ok, questo lo tolgo. Vado, eh? Questi sono i limoni della limonaia di Don Enrico. In parrocchia. Chiedo una cortesia, Carasi, vieni qui con me. Guarda, attenta, qui c'è uno scalino, eh? Che buio. Adesso vai giù un attimo dal signore, che io devo fare alcune domande. Scendi a questo scalino e vai giù da quella signora che ci ha prestato la banconota. Ti chiedo una cortesia, ora arrivo anche io, perché gli devo dare una cosina anche a lei, che è questa. Prima di tutto, consegnami, vai. Signora, una domanda. Quell'oggetto che le ha dato Asia, una banconota? Seconda domanda, quella banconota che vi hanno consegnato è una banconota da 10 euro? Sì. Terza e ultima domanda, in quella banconota riconosce la sua firma? Sì, e quindi è la sua precisa e identica banconota. Allora, io vengo da lei e le consegno, guardi, una bella salvietta, così almeno può asciugare la sua banconota che non può spendere, la metterà in un quadretto nel salotto, diciamo così, ricorda il mago Massini, ma la signora non va a casa senza niente, che ne dite? Si porta a casa anche il suo bellissimo premio di giornata, un bel limone e l'applauso di tutta la parrocchia. Veramente direi che ne vale la pena. Allora, per tutta la sera abbiamo avuto un dialogo io con un signore che sta là, ma non l'ho mai potuto coinvolgere, quindi è il momento. Vieni, vieni. Da questa parte, signori, guardatelo, accogliamolo con un grande applauso. Super palestrato. Come ti chiami? Francesco. Allora, Francesco, tu sei di qua? Di lì, proprio casa tua è qui. Ah, senti, qui conosci tutti, no? Più o meno, sono tanti. Ah, allora, anche ti trovi un po' a tuo agio o sei. Vedete, non è completamente a suo agio. Allora io ti do questa opportunità. Tra tutte queste persone che te conosci più o meno di vista o di persona, ti do l'opportunità di chiamare altre due persone. Puoi chiamare anche il prete. Non gli fa male perché so. Don Enrico, meglio di così, è fantastico! Accogliamoli con un grande applauso, i due Enrico!
Allora, il prete posa il telefonino perché si fida del mago, va bene, grazie. Venga, venga, non dire che fa il giro largo, Don Enrico. Circunnaviga. Io non c'entro niente, è la chiamata... Ecco, lui ha chiamato me, io ho chiamato te, te ha chiamato lui, ecco, vieni, casino. Poi. Alla fine lo riscuote lui la serata. Enrico, ben arrivato, come va? Tutto a posto. Allora, dunque, semplicemente, adesso io vi chiedo una cortesia. Non è che siamo proprio in estate, però è un po' caldo, quindi io vi chiederei, mi posso togliere la giacca? Non è che vi manco di rispetto, è solamente così, per evidenti esigenze. Siamo pronti, maestro? Dunque, vi lega. Chi è che è esperto di nodi? Lui fa le campane, quindi lui è un espertissimo. Allora, facciamo con... Questa no, questa è per il prete. Scusa il tuo nome, non ricordo più. Francesco, è per Francesco. Mentre invece, caro Enrico, lei, che è esperto campanario, suona le campane, diciamo così. Questa è per lei, una misura così. Mi raccomando, verifichi attentamente che sia una corda vera. Anche voi, Francesco e Don Enrico, controllate bene, bene la corda che vi ho dato, perché il pubblico poi dopo dirà che magari siamo d'accordo, invece Francesco credo che abbia scelto della massima autonomia e libertà. Tutto a posto? Avete notato, cari assistenti, vi do del tuo ormai, che qui ci sono alcuni segnali, questo è proprio il centro esatto, quindi io vengo qua e mi serve a me per, appunto, essendo la metà esatta, il primo nodo, lascia Francesco, lasci Don Enrico, il primo nodo lo farò io, visto la posizione, per evidenti motivi di sicurezza. Domani c'è un altro spettacolo, ci vorrei dare un'altra. Okay. Sì, no, ma io, sarete bravi, ma insomma, mi fido di me. A posto. Come va? Quella corda? No. Io, tranquillo, facci l'altalena. La vedo tutto abbottonato, sì, ma che fa? Tranquillo, Enrico, se no qui... No, che se ne va, per carità. La voglio vedere un po' solamente sbottonata. Come gli posso sbottonare calzoni? Allora, questo qua, lei è un esperto, giusto? No, io una volta ho fatto una figuraccia, perché al Circolo Nautico dissi, questo è un nodo piano, ma non si vede ripreso, loro se ne occupano di cime, no? Allora lo sa, questo non è un nodo piano, è un nodo semplice, quindi mi tenga un attimo così questa cosa, anche se non è piano, io ci metto, guardi, il polso, vorrei che lei lo stringesse forte, ma forte, campanaro, sulla mia, forte, tiro, quando casca la mano basta. No, sì, che sia veramente un nodo vero. Un nodo sopra, e dopo diventa un nodo piano. Ma questo è un nodo piano. Ok, un altro nodo. Via, caro Enrico. Bravissimo, perfetto. Tiri il nodo. Bene, lascia pure. Ma questo, la mano comincia. C'è qualche piccolo segno così. Allora Enrico, un altro nodo, così imprigiona l'altro polso. Piano? No, piano, forte il nodo. Tecnicamente lo faccia come gli pare, basta che sia stretto. Sì. No, non ho capito. Vai. Quanti l'ha fatti? No. Se c'entra lo faccio ancora uno, Allora lo faccio. Ci sta tempo. Meno male che l'hanno dato molto. Ok. Immagina se gli davo questa corda qui, se stava che finale tu. Allora, Francesco, prendi un capo della corda. Ok, quell'altro capo lo prende Don Enrico, grazie mille. Allora, aspetti. Ah, che è il collo! È il collo! Intorno al braccio! Bravissimo! Quell'altro! Noi ci tornate romanati!
Ho capito, faceva il cappellano. Il cappellano.